Villone e ora del professore Giannova dimostrano quello che era in qualche modo il nostro intento quando abbiamo voluto mantenere questa data che avevamo costruito molto tempo prima, quando non sapevamo che a Napoli vi fosse la manifestazione, ma noi della Via Maestra noi l'abbiamo voluto tenere ugualmente perché abbiamo pensato che fosse sinergica, e questi due interventi dimostrano questo, di come le due cose si possano tenere insieme se non viste in modo burocratico e ottuso. Va bene, diamo la parola, abbiamo detto, della scaletta all'Alto Abbeante, che ringrazio, porterà una testimonianza, mi permetto di dire, anche a nome del padre, del nostro compagno Angelo, che a me doveva essere lui presente qui per dire, vedete da quanti mesi noi lavoravamo a questa cosa, a questa iniziativa. E purtroppo poi avevamo pensato di registrarla a casa sua quando non poteva partecipare, però poi, ahimè, c'ha un degno erede. Sempre un supplemento, sempre un sostituto, quindi non l'autore, non l'autore, no, perché siamo un po' autori di questo piccolo testo che abbiamo scritto qualche anno fa sulla riorganizzazione del Partito Comunista a Napoli. Io dopo tanti interventi di questo livello chiaramente ho poco da aggiungere, sono un dilettante più o meno quasi, quindi mi perdonerete la banalità forse di alcune cose, però io vorrei aggiungere a quello che diceva il professore Barbagallo, provare a inquadrare un poco quello che le condizioni di Napoli quando arriva Togliatti a Napoli, perché sembra a volte che si faccia anche il discorso che stiamo facendo, quando si fa un discorso di questo tipo sembra sempre che si ragioni su cose che nascono in luoghi, in una sorta di voto primato, anche tutto il ragionamento su Mosca e così, però poi non tiene conto di quello che c'è a Napoli quando arriva Togliatti. Togliatti arriva nel 44 a Napoli nel marzo e trova una città allo sbando, distrutta sostanzialmente. Sarà che sia stata una delle città più bombardate d'Italia, se non le più bombardate, sono bombardate da inglesi, degli americani, tedeschi, addirittura, eccetera. È la retrovia di fronte, perché fronte si sta stabilizzando a Cassino, quindi rimarrà là bloccato per tutto l'inverno, ed è una città nella quale le fabbriche sono state quasi tutte distrutte, non ci sono industrie, non c'è lavoro e non c'è sostentamento. Le famiglie sono allo sbando, l'attività principale che c'è nella città di Napoli nel 44, 45 fino al 46 eccetera, ma soprattutto nel 44-45 è la ricerca spasmodica del cibo, che è in mano ai borsistini, alla borsa nera, quindi ai prezzi e cose. Sia gli operai che il ceto medio sono distrutti dalla ricerca quotidiana di che cosa mettere a tavola la sera. Quindi Togliatti arriva in questa realtà nella quale poi c'è un partito comunista che non è, diciamo, che è ridotto ai minimi termini, perché dopo 20 anni di dittatura fascista i gruppi che ci sono gruppi di ricostruzione. Quindi non c'è un'organizzazione come possiamo immaginare noi, una struttura, qualcosa che funziona. Sono gruppi di resistenti di varia natura che vanno dai anarchici, il gruppo Spartaco, i comuni ufficiali, poi ci sarà stato Togliatti arriva subito dopo quella scissione di Montesanto, in cui c'è stata una separazione all'interno dello stesso partito comunista tra comunisti ufficiali e comunisti di Montesanto, questo poi magari faccio dico due cose dopo. Quindi c'è un quacervo di forze che tentano disperatamente di ricostruirsi dopo 20 anni di isolamento, per cui tutti i passaggi che ci sono stati, che Togliatti conosceva bene perché è stato protagonista sulla socialfascismo, i fronti popolari e tutti i cambi di linea e così, qui arrivavano, non arrivavano perché c'era l'isolamento, tant'è che la prima cosa che fanno dopo il 25 luglio il gruppo dei comunisti ufficiali più o meno che si riconosce, si chiama comunisti ufficiali, devono di cercare un contatto con il centro e farsi mandare un funzionario che verrà Marcello Marroni, che verrà qua in rappresentanza del partito. Ma queste sono le prime attività e questo è quello che trova poi Togliatti, poi troverà un gruppo che si sta tentando di riorganizzare con tutti i limiti e le difficoltà, tra chi poi era rimasto su una posizione, diciamo, ante guerra, quindi
vecchia Partito Comunista e PCD, per intenderci, intransigenti, che non scendeva a patti e non trattava con nessuno, cose che rappresentava, che immaginava la rivoluzione del proletariato, e cose che vedeva in questa situazione, una situazione pre-rivoluzionaria, come era stato nella Russia del 18, e quindi immaginava l'assalto al palazzo, un impossibile assalto al palazzo d'inverno, cose che chiaramente confliggevano con quella che era la linea poi sia della terza internazionale che quello che veniva portata adesso, che era la parola d'ordine che passa prima di tutto la guerra, dobbiamo armistizio, perché ancora c'è, non è stata ancora dichiarata la guerra alla Germania, armistizio e pace, queste sono parole d'ordine che si hanno, ma non incidono nei militanti, nel gruppo di militanti o che comunque si conosce. Poi c'è, in questo quadro si tenta una prima riorganizzazione, quindi si cominciano a fare le prime assemblee, le quattro giornate di Napoli chiaramente non vedono una presenza organizzata del Partito Comunista, sono presenze di comunisti, sono presenze di carattere individuale, non organizzato. Successivamente poi si ricomincia a riaprire una discussione su che cosa è il partito, come deve essere il partito, che cosa è, e nasce lo scontro tra il partito dei quadri e il partito che apre le porte, che arrivavano i primi indirizzi che arrivavano dal fronte, in più condizionati a ritornare i carcerati e i confinati che portano nel partito a Napoli, restano bloccati, molti restano bloccati a Napoli, arrivano anche da altre regioni, che stavano a Ponza, che stavano a Lipari o che vengono qua, vengono a Napoli, restano bloccati a Napoli perché la linea del fronte impedisce il passaggio. Quindi c'è un flusso di quadri anche di un certo livello che si sono formati e che hanno mantenuto dei rapporti all'interno di un partito e di un'organizzazione che si confligge con chi fino a ieri aveva fatto il resistente, che era stato legato alle vecchie immagini. Questo porterà poi, tra le altre cose, tornato reale dal carcere di Città Vecchia, che ha ripreso in mano un po' le ordini del partito, che governava la Città Vecchia tramite gli avvocati e cose. E questo è uno dei motivi della scissione di Montesanto, che poi tutto gli altri troverai assorbita, ma che comunque è durata 3-4 mesi, è stata uno scontro drammatico, perché poi erano due concezioni di partito completamente diverse. Partito dei quadri, partito che si apre, autoritario, centralismo democratico e assemblea, il problema dell'istituzionale, quindi del cosa fare con il re, con il cantante. Il CLN, l'assemblea di Bari era andata come era andata, quindi il gruppo di Montesanto contesta quelle conclusioni del CNL dell'Assemblea Nazionale di Bari, dicendo che non si può non tenere conto della necessità di affrontare la questione istituzionale subito, quindi nessuna collaborazione con il re e così via. Quindi in questo arriva Togliatti si rende conto di quello che fa. Tra l'altro non c'è il libro, Maurizio Valenzi nel suo libro dice che la prima cosa che fa è chiede che cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo, e desta, come dire, perplessità e scompiglio il fatto di ma che fate, guarda che state qua a fare le riunioni, a vedere la testa di questo chi è, chi non è, fargli l'esame del sangue, eccetera. Apriamo il partito, tutti quelli che non sono stati fascisti, cioè tutti sono stati fascisti, ma tutti quelli che non sono compromessi, che non hanno approfittato, che non sono approfittati, eccetera, possono venire dalle nostre file se ci chiedono un'iscrizione. Questo per i vecchi militanti è uno schiaffo potente, una nota per voi. Tant'è che quando poi ci sarà il Consiglio nazionale che precede il discorso del modernissimo, poi ricordiamoci, il modernissimo Togliatti esordisce dicendo questo è un rapporto ai quadri, non è un comizio. Io vi vengo a spiegare che cosa abbiamo deciso 4 giorni fa nell'Assemblea nazionale, nella quale poi con difficoltà riesce a far passare la linea che poi sarà quella là che abbiamo, di cui il professor Barbacallo ci ha fatto un ottimo scudo, ci ha fatto capire che cosa era veramente successo. Questa era la condizione. Successivamente da Montesanto in poi si riapre la discussione anche del partito, si ricomincia a ridiscutere, intanto la guerra va avanti e quindi i problemi vengono una cosa. Tra l'altro viene fatto il primo governo che viene fatto con Badoglio, per la prima volta in Europa i comunisti sono al governo, tranne i ungheresi per il CUN, è la prima volta che i comunisti vanno al governo. E a dimostrazione che il partito vero comunista è un partito unitario, unito e non più diviso,
chiama il principale esponente della scissione di Montesanto, Mario Palermo, a fare il sottosegretario alla guerra con lui e Gullo. Quindi voglio dire, la visione di Togliatti è una visione che è più ampia della semplice visione geopolitica. Conosce la situazione, sa bene che il mondo si va verso una divisione in due blocchi, in divisione in due blocchi, diciamo, cosciente del fatto che dove arriveranno gli eserciti, quelli faranno parte di quel blocco. E quindi sa che non è che l'ipotesi di una logica di superamento violento della monarchia non è possibile. E quindi inizia a ricostruire, a mettere mano la ricostruzione lenta, faticosa di un partito che comincia ad avere le sue sedi, le sue organizzazioni, ad avere con tutte le difficoltà, con tutte le cose che nasceranno, ad essere in mezzo al popolo e insieme alla gente. Tant'è che quando nel 1946 si farà l'esperienza del Comitato Salvezza Bambini di Napoli, per cui si manderanno i bambini nel nord, in Emilia e in Toscana, a sostenere, per toglierli dalla strada e dargli da mangiare, molti iscritti al Partito Comunista vanno a chiedere di mandare i propri figli, che mandare i propri figli significa innanzitutto garantire un futuro ai figli, perlomeno, ma poi anche sgravare il bilancio familiare un po' che la sfamata. E in quel caso ai comuni gli si risponde no, non si può fare perché noi dobbiamo dare la precedenza ai monarchici che sono i nostri avversari dopo la guerra, dopo la battaglia della Repubblica della Monarchia, dove la Repubblica perdette dappertutto. L'unico comune nel quale vinse nella provincia di Napoli è stato annunziato. Poi per il resto i voti furono terribilmente, fu una batosta terribile, due comuni credo in tutta la Lombardia. Un ettore annunziato sicuramente, gli altri no, ho i dati segnati qua su questa mappa di carte, nel risultato, ma li conosciamo, la monarchia vinse quasi il doppiando i voti della Repubblica, quindi fu uno scontro violento, parte della violenza delle piazze, ma poi si pose il problema e lo pose avendo aperto il partito. La costruzione del cosiddetto partito nuovo, che era un partito che si apriva alla città, che si apriva al popolo, ai problemi degli operai, delle persone che vivevano e che non rimaneva chiuso in astratti ragionamenti e cose. Una cosa che dice Togliatti, credo, alla fine, non ricordo nel discorso del modernismo, dice: noi non possiamo accontentarci di criticare, inveire, sia pure in modo brillante. Dobbiamo possedere la soluzione per i problemi parziali e dobbiamo indicarli al popolo, al momento giusto e saper dirigere tutto il paese nella giusta direzione. Ecco, questa era la logica, e per cui per almeno 20 anni i comunisti questo sono stati capaci di fare, poi improvvisamente negli ultimi anni questo è finito, quindi noi ci troviamo a rincorrere altre cose, non sapere più da che parte andare perché non abbiamo più una direzione, una prospettiva. Penso di potermi finire qua e fermare qua in modo da non tediarmi troppo. Allora, senatore di Siena, vero? No, quindi prima ho detto senatore, poi ho aggiunto Piero.